Cari amici bianconeri, ciao da Simone Avsim. È finito il calciomercato, è finita la finestra invernale, la Juventus ha acquistato sostanzialmente il solo Rincon, è arrivato negli ultimi istanti di mercato Fabio Castellano, considerato uno dei 98, classe 98 più forte in circolazione, ha 18 anni, a marzo ne compie 19, dalla Pro Vercelli. E un regista, si sa poco di lui, poi lo vedremo successivamente, adesso non è il caso di fare il punto su di lui. Per la verità abbiamo anche preso Caldara e Orsolini, però sono giocatori, sono investimenti più a lungo termine. E il calciomercato come è andato? Diciamo che è andato benino, però poteva andare meglio. Non mi lamento per il mancato acquisto di qualcun altro a centrocampo. Avrei puntato qualcosa in più su Luis Gustavo, perché Tolisso, che a me piace tantissimo, non avrebbe potuto disputare la Champions con noi adesso subito, e quindi sarebbe stato un acquisto in fondo un po' inutile. Però diciamo che va bene così. Adesso abbiamo Allegri ha adottato questo nuovo modulo 4-2-3-1 che ci fa impiegare meno centrocampisti, o comunque ci fa gestire meglio le risorse che abbiamo, e quindi anche se abbiamo Lemina infortunato e che comunque è stato anche in Coppa d'Africa, abbiamo ottimo impiego di giocatori, insomma non abbiamo i ricambi necessari. Rincon, ho già fatto un video su di lui, potete andare a recuperarlo se non lo avete visto, potete rivederlo alla luce della chiusura del calciomercato. È stato un acquisto fatto come li sta facendo sempre la Juventus, in anticipo, quindi già studiato, diciamo, senza farsi sorprendere poi all'ultimo, senza pensarci dopo come magari fanno altre squadre. Si era parlato, e quindi tra parentesi, insomma, dicevo, ottimo acquisto, era quello che ci serviva da un punto di vista di fisicità ed ha anche una buona tecnica Rincon. Si era parlato negli ultimi giorni, nelle ultime ore, di Paredes, un altro ottimo giocatore, bravissimo, giovane centrocampista della Roma, ma la cosa è sfumata perché sostanzialmente non è uscito Hernanes, e anche su questo vorrei dire due parole, perché noi abbiamo Hernanes che per interessi anche suoi personali non vuole allontanarsi da Torino e non gli è piaciuta la prospettiva a Genoa. E abbiamo anche un altro che non vuole andare via, che è Paolino De Ceglie, che nelle ultime ore era stato cercato da tante squadre, ma lui è rimasto e ovviamente si prende il suo ingaggio senza contribuire alla squadra. Nel frattempo, che dire, mentre appunto potevamo prendere qualcuno forse più per il centrocampo, io in particolar modo, ripeto, avrei visto bene Luis Gustavo da prendere subito. È anche vero che a giugno sicuramente andremo sul mercato per un acquisto importante per il centrocampo, quindi c'è da stare tranquilla. Juve in questo momento può raggiungere tutti i risultati che punta. Insomma, in campionato siamo primi a più 4, potenzialmente a più 7. Ci dobbiamo giocare la doppia semifinale contro il Napoli in Coppa Italia, e poi abbiamo questa incognita Porto in Champions, che non sappiamo dove, scusate il gioco di parole, dove ci porterà il Porto. E una piccola parentesi, invece i giornali ci avevano venduto tutti, via Dybala, via Bonucci, via Allegri, via Mandzukic, forse ci avevano venduto anche Higuain, via tutti, insomma abbiamo venduto tutti, in realtà poi insomma bisogna, e via soprattutto Dybala, perché a questo punto, chiuso il calciomercato, innanzitutto torniamo a parlare un po' più di calcio giocato, però diventa veramente importante questo rinnovo di Dybala, magari ne parlerò in un altro video. Speriamo di confermare a lungo le prestazioni del nostro Paolino in bianconero. Un saluto a tutti, al prossimo video, seguitemi anche su Facebook, Simone Avsim Juve, e sempre Forza Juve!